sversa in mare. Gli spiriti di Getalza, Biagio Filardi, idein. Che apparteniamo a delle catene, non è necessario saperlo, né che tutti i suoi aderenti abbiano a conoscersi. Ma quando una corrente va a colpirne un membro, essa si trasmette agli altri componenti della catena stessa. Ciò vale per il bene come per il male. La concatenazione è pure per gli eventi. Tu osserva, aveva detto Giuro qualche tempo prima. Ecco, c'è una nave che urta gli scogli e si sversa in mare del petrolio causando danni. Passano alcuni giorni, qualche settimana, accade per un'altra nave. Poi un'altra e un'altra ancora. Fino a che l'energia sulla catena si scarica. C'è una madre che uccide il figlio. Trascorre un mese. Un'altra madre uccide il figlio. E un'altra ancora. E altre che neppure vengono scoperte. Appartengono tutte a una catena. Guarda quel che coglie il collettivo. Si tratta sovente di contagi, infezioni psichiche, vere e proprie, dovute alle catene di appartenenza, che valutano le gerarchie, naturalmente.